Buon pomeriggio, siamo con Chiara Mele, appena arrivata da insomma, un mesetto al Genoa ed è arrivata qui di corsa perché ha corso tutta la partita e appunto grazie a Giorgia e Tostampa l'ha fatta correre ancora più velocemente verso di noi. Chiara, quanto hai corso? Quanti chilometri hai fatto? Cioè, avete qualche statistica, immagino, mi puoi già dire qualcosa? No, ancora no, non riesco a dirti quanto ho corso. Mi piace, però cerco di fare il record ogni partita. Vabbè, diciamo che insomma, abbiamo già iniziato bene. Sei qua da un mesetto, 2 mesetti, in realtà ufficialmente abbiamo iniziato la stagione da 2 settimane. E che sensazioni hai avuto e hai dopo questa partita giocata con intensità, con ritmo, contro una squadra che comunque l'anno scorso ha messo il Genoa in difficoltà più volte? Beh, siamo certamente un bel gruppo, sono felice di essere qua, stiamo lavorando da 2 mesi praticamente ininterrottamente, ogni giorno, ci impegniamo e niente, sono proprio felice di essere qua, ecco. Ecco, quest'anno sei qui, l'anno scorso eri appunto a Verona, giocavi nel Chievo. Com'è stato affrontare le tue ex compagne? Insomma, sei un po' ritornata al passato? Sì, allora, certamente questa settimana me la sono vissuta un po' con emozioni contrastanti, e certamente l'adrenalina era alta oggi, però sono riuscita a mantenere la calma, sapevo l'importanza di questa partita per noi e soprattutto, insomma, per tutta la società, era prima di campionato e doveva darci solo una motivazione in più, infatti, di affrontare il Chievo la prima giornata. E che motivazione può darti con questa concludo, affrontare la prossima, la Lazio a Roma, Lazio che ha vinto oggi con la Verona. Insomma, una partita sulla carta difficile che però vedrà voi arrivare con appunto un animo forse più positivo rispetto a questi arrivati oggi, che siete arrivati appunto a una Certo. sconfitta in Coppa Italia. Sicuramente vincere aiuta a vincere, le motivazioni sono tante per fare bene a Roma e insomma, che vinca è migliore, vedremo. Grazie Chiara. Grazie.